Ehi, salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Final Fantasy VII, quello sempre quello originale. E qua credo che, va bene, nello scorso episodio abbiamo affrontato il passato di Cloud, però non è ancora finita. Quindi, credo che questo episodio continueremo il passato di Cloud, dai. Quindi continuiamo. Capito. Tifa, tu rimanessi fuori allora. Sì. Ritorniamo a Nibelheim. Sephiroth si rinchiuse nella locanda. Non provò nemmeno a parlarmi. Dopodiché all'improvviso Sephiroth sparì, giusto? Lo ritrovammo dentro l'edificio più grande di Nibelheim. I paesani lo chiamavano la dimora Shira. Tempo fa, gente della Shira viveva in quella dimora. Ok, questo dovrebbe essere l'animale asciutto. Ok, qua non c'è niente. Ovviamente credo che più in avanti ci torneremo all'animale asciutto qua. Ovviamente, dato che probabilmente non sarà la prima volta che... Non c'è nessun segno di Sephiroth, eppure sono certo che sia entrato in questa stanza. Ok, andiamo alla Sephiroth. Tanto se sa da quanto tempo già è chiusa in quella stanza. Oh, mi chiedo e se c'è questa parte, se ci sarà questa parte anche in Final Fantasy 7 Rebirth. Passato di Cloud, oppure sarà diverso il passato di Cloud in Final Fantasy 7 Rebirth. Un organismo che sembrava morto fu trovato in uno stato geologico di 2000 anni fa. Il professor Gassi chiamava l'organismo Genova. Genova X, X, che ha confermato che Genova è un antico. Giorno X, mese X, anno X, il progetto Genova è stato approvato. Il reattore mago numero 1 sarà usato per... Ma ce n'è già nemmeno degna di uno sguardo, Sephiroth. Genova, il nome di mia madre, il progetto Genova, è solo una coincidenza. Professor Gast, perché non mi hai detto niente? Perché sei morto? Lasciami in pace, ok, andiamo. Sephiroth si rinchiuse nella dimora della Shira.
Continuavo a leggere come se fosse posseduto da un demone. Le luci dei sotterranei rimasero accese per tutto il tempo. Io che è successo? Taran, la canzone è cambiata. Esatto. Ok, questa cassaforte è qui, ricordiamoci della cassaforte qua. Perché ci ritorneremo comunque più in avanti con la combinazione. Si tratta comunque della combinazione della cassaforte. Sephiroth sembra diverso. Ok. Riscende di nuovo come prima. Ha ha ha. Chi è la traditore? Traditore? Tu, ignorante traditore, ti spiego. Questo pianeta apparteneva ai Cetra. I Cetra erano una razza nomade. Migravano verso un pianeta, lo colonizzavano e poi lo ripartivano. Essi credevano alla fine che sia un lungo viaggio. Avrebbero trovato la terra promessa e l'eterna felicità. Ma tra loro alcuni iniziarono ad opporsi alle migrazioni e si fermarono alla ricerca di una vita più felice. Si stabilirono sul pianeta. Si fecero ciò che Cetra ed il pianeta avevano fatto, senza dare nulla in cambio. Erano i tuoi antenati. Sephiroth. Tanto tempo fa ci fu un cataclisma. I tuoi antenati sopravvissero perché si nascosero come topi. Il pianeta si salvò grazie al sacrificio dei Cetra. Dopodiché i tuoi antenati iniziarono a moltiplicarsi. Ora tutto ciò che resta dei Cetra è in questi rapporti. Ma questo cosa c'entra con te? Non lo capisci? In uno stato genealogico di 2000 anni fa fu trovato un antico di nome Genova, il progetto Genova. Lo scopo del progetto Genova era produrre umani con poteri degli antichi, o meglio, i Cetra. E il loro prodotto fu io. Prodotto? Sì, professor Gassi, capo del progetto Genova. E geniale scienziato mi ha prodotto. Come avrebbe fatto Sephiroth? Fuori dai piedi, sto andando a vedere mia madre. Ed esce la canzone di Sephiroth. Dico la canzone proprio. La canzone proprio del terrore, vogliamo dire. Dio, speriamo di non ricevere copyright qua in questa host. Fantastica comunque. Tanto sta host, mamma mia, solo a sentirla mette leggermente i brividi. E ha bruciato tutta Nibelheim. Ehi, sei tu, sei ancora tutto intero. Allora vieni qui ad aiutarmi. Io controllo questa casa, tu cerca quell'altra.
Oh, sto per morire. Io non serve a dire che Zagan è morto. Terribile. Sephiroth è una cosa umana, inumana. Oddio, sta uccidendo comunque tutti i civili di Nembelan. Sì, abbiamo comunque saltato la parte di Monte Libre. Tanto in Final Fantasy, in Crisis Core Final Fantasy 7, non è che l'avevamo proprio saltata. E andiamo. Dio, qua c'è Tifa. Papà! Sephiroth? È stato Sephiroth a fare questo, vero? Sephiroth, Soldier, reattore Mako, Shira. Li odio tutti! Madre, sono qui per vederti. Ti prego, apri questa porta. Come hai potuto uccidere mio padre e tutta quella gente? E sbemma. Ferisce Tifa. Avevi promesso che saresti venuto quando fossi stato in pericolo. Ok, tra l'altro salta con quella scena in cui... Si salta con quella scena in cui Cloud combatte contro sé. Mi chiedo se in Final Fantasy 7 Rebirth è possibile combattere contro Sephiroth. Final Fantasy 7 Rebirth nel ricordo di Cloud. Cioè nel passato di Cloud. Madre, è giunto il momento di riprendersi il pianeta. Ho avuto una grande idea. Arriveremo alla Terra promessa. Sephiroth, la mia famiglia, il mio paese, come hai potuto fargli questo? Sono ritornati, madre. Con i suoi poteri superiori, la sua conoscenza e magia. Mia madre è destinata a governare questo pianeta. Ma loro... Quelle patetiche creature... Ti hanno sottratto il pianeta, madre. Ma ora ci sono io qui con te. Dunque non temere.
E la mia tristezza? Non ci pensi? La mia famiglia, i miei amici, il dolore di aver perso il luogo dove sono nato. È identica alla tua, no? Ah, la mia tristezza. E chi ha detto che io sono triste? Io sono il prescelto, sono destinato ad essere il dominatore di questo pianeta. Ho avuto l'ordine di spazzare via dal pianeta la vostra razza inferiore. Perché mai dovessi essere triste? Sephiroth, mi fidavo di te. No, non sei più Sephiroth che conoscevo. E qua, tratto nel passato di Cloud non fa vedere che. Mi chiedo se comunque in Final Fantasy 7 Rebirth Cloud fa vedere, comunque fa vedere qua. Che tipo che Cloud combatte contro Sephiroth nel passato di Cloud. Final Fantasy 7 Rebirth. E qui finisce la mia storia. Come finisce qua? E il resto? Io non lo ricordo. Cosa successe a Sephiroth? Al ricordi logica, io non posso averlo ucciso. I registri ufficiali dicono che Sephiroth è morto. Era anche sui giornali. I giornali sono tutti della Scilla. Quindi c'è poco da fidarsi. Voglio sapere la verità. Voglio sapere cosa accadde. Ho sfidato Sephiroth e non sono morto. Perché non mi uccise? Anch'io sono vivo. Non sembra avere un senso. Che ne dite di Genova? Era nell'edificio Shinra, no? La Shinra l'aveva spostata da Libera a Midgar. E chi ha preso Genova ora? L'edificio Shinra non c'era più. Sephiroth. Porca miseria, non ci capisco più niente. Basta, me ne vado a prendere una boccata d'aria. Ciao. I ragionamenti li lascio a voi. Dai, Cloud, diamoci una mossa. Cloud, cosa c'è che non va? Rimane impalato qui mentre Sephiroth conquista la terra promessa? Io non glielo lascerò fare, neanche alla maledetta Cita. Se ci riuscissero, saremmo tutti spacciati. Che bella storia. Lascia fare a me. Mamma mia. Poi come disse Super Mario, mamma mia. Cloud. Come stavo dopo il colpo di Sephiroth? Pensavo di perderti, mi sembrava di impazzire. Io? Gli antichi, Cetra, Genova. Sephiroth e io stessa. Andiamo, Barret ci aspetta. Che storia affascinante. Ok, hanno 20. Ehi, hey, Cloud, prendi! HS. Ah, finalmente possiamo cambiare membri del gruppo! Cambiare membri del gruppo. Ok, HS, non so se ci sarà anche il Final Fantasy 7 Rebirth. Dato che vi ricordo che Final Fantasy 7 Rebirth sarà la parte 2 di Final Fantasy. Ok, basta. Può essere usato solo sulla mappa del mondo, non su un punto di salvataggio. Ok. Con il PHS potremmo vederci in qualsiasi momento. Molto bene, andiamo. E vabbè. E credo che, vabbè, la nostra prossima tappa. Vabbè, Ranch dei Chocobo, perché visto che là c'è lo Zomom che non ci fa passare. I ragazzi, qua il PHS.
Possiamo anche finalmente far livellare anche Barrett e gli altri. Erit, credo. Ok, ragazzi, tende qui anche questo episodio di Final Fantasy VII. Da su, come se ne è tutto, e credo che cercheremo di ottenere il Chocobo là, perché... Che mo' qua arriva la parte del Chocobo, perché... Che visto che là... C'è lo Zombom che non ci farà passare. Ci serve per forza un Chocobo. Quindi, ragazzi, termina qui anche questo episodio di Final Fantasy VII. Non so come sarebbe tutto, ci vediamo alla prossima.